Ragazzi, oggi videoblog particolare. Sì, perché vi voglio mettere in suspense. Diciamo che prossimamente pubblicherò anche altri video, se riesco, perché ne ho fatto uno per Natale, soltanto che non riesco ancora ad uploadarlo perché è lungo. Devo trovare un'applicazione che accorci i video direttamente da sopra l'iPhone. Sta di fatto che... Che cos'è questo? Così, insomma, è imbustato, però può sembrare un arancio, insomma, è anche la stagione. Viene da pensare a un arancio, insomma. E invece non è un arancio. Cosa potrebbe mai essere ancora? Un mandarino? Se vedete il dito, molto grosso, quindi probabilmente un mandarino. Ma non è neanche un mandarino. È un pompelmo. È un pompelmo. Però c'ha una particolarità questo pompelmo che adesso vengo indietro con la telecamera, ve ne accorgerete anche voi. Potete vedere che questa è la mia mano, questo è il pompelmo. Cioè, adesso per fare un esempio, non so se avete mai visto, ecco, sto aprendo una cosa molto comune, un pacchetto di fazzoletti. Questo è un pacchetto di fazzoletti. Un pompelmo normale di solito ha questa grandezza. Se io lo metto di fianco al pacchetto di fazzoletti, come potete vedere, insomma, ci potrebbe stare dentro. E ha un peso specifico tutto suo, ancora imbustato. E appunto vi parlavo di suspense perché non lo voglio aprire adesso, voglio ancora aspettare un po'. Qui purtroppo si è ammaccato, ma infatti si è un po' annerito, però nei prossimi giorni lo aprirò. E voglio fare un bel unpacking di questo pompelmo gigante che prende il nome di pomelo, non so se esistono, dovrebbe essere quasi, anche se in Italia non dovrebbero esistere gli OGM, però questo qua non può esistere, cioè naturalmente un pompelmo non è così grosso, guarda, è grosso all'incirca quanto, vediamo, un paragone, no, ho una squadra. Una squadra normalissima da 45 gradi. Sto ponendo la squadra così, grosso modo, in altezza. Se non leggo male, sui 15 centimetri. 15 centimetri in altezza, quindi 15 centimetri di diametro. Potete pensare voi, insomma, non sono pochi, eh. Va bene, allora. Prossimamente buone feste, le faccio anche qua, insomma, faccio gli auguri di Natale e di buon anno nuovo a tutti quanti. Le faccio qui perché non so se riuscirò ad pubblicare il video di Natale, quindi nell'eventualità li ho già fatti. Prossimo videoblog forse un po' meno, suspense.